Voglio salutare Raffaella Milandri, che è una fotografa che fa viaggi in solitaria. Quando la c'eravamo visti, stava partendo, ci eravamo visti a Bontallolo, sì, stava partendo per fare un documentario, su un reportage sui pigmei. No, però ho visto, caro, no, so più arti di noi quasi. Amore mio. No, da quello Maurizio, non è che ci voglia una roba. Non è che so questa cosa lì. Sono più alti di noi? Sì, sa, giocano, sì. Ma non c'è molta differenza, diciamo, i confini con il Congo sono più bassi. Sto parlando dei pigmei Bacà. Dei pigmei? Bacà. Bacà. Bacati. Bacati. Diciamo, sono circa, ecco, c'è cioè la foto dove si vede. Mi sento un po' pigmeo a Campagareazzi oggi, infatti. No, devo dire che Costanzo è più alto dei pigmei, quindi. Hai capito, Maurizio? Sei più alto dei pigmei. Di poco, nel senso. No, perché vedi, se tu li vedi bene. E dove sta? Siamo circondati da gente di quell'altezza, quindi questa fama del pigmeo negativa è sbagliata. Poi accanto. Gallino. Allora, parliamo dei pigmei. Milano, dove l'ha trovato? Dove l'ha incontrato? Allora, io sono stata in Camerun. Innanzitutto io sono andata, diciamo, come viaggiatrice solitaria, come fotografa, ma soprattutto come attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, che sono appunto... anche perché mi diceva che i pigmei vengono menati, sì, come sì, sempre, sì. Quelli alti menano quelli piccoli. Quindi, sì. È la legge del più forte. Vabbè, ma insomma, se quei piccoli sicuramente... I Masai sono alti. Voi menate ai pigmei? Noi non li vediamo. No, meno male. Non ci sono i pigmei in Tanzania, no. Neanche ma li può vedere da altre parti. Ci sono altre tribù. Ci incontrano noi al buio, ci meno. Ci vediamo tutti insieme, poi non ci facciamo male, guarda. Comunque, dicevo, io ho visitato 14 villaggi di pigmei, sia pigmei Bacà che Bagheli, perché sono, diciamo, le due principali etnie presenti in Camerun, fino ai confini del Congo, per cercare quella che era la verità, cioè per cercare effettivamente di capire quali sono i loro reali problemi. A me non mi sembra che soltanto pigmei, no? La foto di prima. Infatti non capisco. Questi sono bambini. Sono bambini. Ma allora, nella foto dove sono, dove c'è il capovillaggio... Da che lo dici? Da che? Assomigliano a noi, uguali. Assomigliano a noi, Maurizio, lasciami dire. Posso dire una cosa? Nella foto dove c'è il pigmeo, quello con la maglia arancione, cioè lui, devo dire che mi stava cercando di tirarmi, cioè mi teneva proprio la mano, dice, vieni giù, vieni. Signora, giù. Mi permetta, posso fare una domanda? Ma lei è attratta dai pigmei? In che senso? No. Lei fa questo mestiere, quindi va e fotografa realtà. Ognuno ha i suoi feticismi. No. Io sono attratta dai pigmei in quanto popolo indigeno e in quanto, tra l'altro, loro sono, insieme ai boscimani, quelli tra i pochissimi e ultimi popoli dalle abitudini, certo, e origini preistoriche esistenti, soprattutto appunto in Africa, i boscimani e i pigmei. Hanno delle abitudini, una cultura e veramente, diciamo, preziosissime per l'umanità. E dicevo, quindi, comunque, andando avanti al discorso, sono andata a vedere quali sono i loro problemi. Il primo problema è il problema della deforestazione. Praticamente, tra l'altro, questo è l'anno internazionale delle foreste, e quindi mi collego proprio a questo anche per far presente il loro problema, che è collegato. E praticamente, proprio perché c'è la deforestazione e vengono dati sempre più lotti alle varie compagnie, e praticamente i pigmei sono stati cacciati fuori dalla foresta. Quindi si trovano adesso a vivere una vita che non hanno mai vissuto, per decine di migliaia di anni hanno sempre vissuto nelle foreste, sanno muoversi, hanno una specie di GPS naturale nelle foreste, sono bravissimi cacciatori. Una specie di GPS naturale? Sì. Tom-tom. E praticamente, insomma, loro sono stati snaturati e sradicati da queste foreste. Tra l'altro, mi diceva un capovillaggio, dice, noi abbiamo qui vicino, ci hanno tolto tantissimi ettari di foresta. Ma lei come ci parla con i pigmei? Come ci parla? Io avevo bisogno di un interprete, perché loro, allora, nessuno studia la loro lingua, ma loro imparano i dialetti bantù.
Quindi in questo caso... I dialetti, quindi uno deve essere preparato nei dialetti bangù, cosa che noi studiamo quasi tutte le sere. Tutta l'estate alla ci scuola serale dei dialetti bangù. Quindi in questo ti caso prego, avevo Maurizio. Un interprete, ho avuto un interprete che parlava Ewondo e un interprete che parlava Bulu. Che parlava? Bulu, che è un altro... Bulu? Bulu. Io faccio il Bulu e tu il bangù. Ti va? Così. Mi sembra una fiaba raccontare così. Vabbè. Viaggio da sola. E comunque, andando al nocciolo della questione, sono riuscita solo dopo diversi villaggi a scoprire la verità. Oltre al problema della deforestazione, questi accampamenti dei pigmei gravitano attorno a dei villaggi di Bantu. Bantu è un'etnia molto vasta che comprende circa 300 milioni di persone nell'Africa centrale, e praticamente per la loro, un po' per la piccola statura rispetto ai Bantu, che tra l'altro erano schiavi, erano importati come schiavi, esportati come schiavi nelle Americhe, proprio perché sono molto alti, hanno una costituzione molto robusta. Sono affascinato da queste storie, affascinato dai denti di quello là. Starebbe ore a sentire. Loro si limano i denti, è una scelta, non è che è obbligatorio, se li limano perché siccome sono proprio nati come cacciatori per la selvaggina e quindi per mangiare proprio questo tipo di carne particolarmente robusta. Ed è una cosa che... Ma giustamente, ognuno si attrezza in quello che deve fare. Mi hanno detto che fa anche molto male, insomma, comunque questa operazione di limatura, insomma. E dicevo, quindi in un villaggio finalmente ho avuto la testimonianza di un capovillaggio, ecco. E poi ne sono seguite altre, dove loro dicono che vengono schiavizzati dai Bantu per lavorare nelle piantagioni. Vengono messi sotto, dai, fanno queste cose qua. Vengono presi con la forza. Mentre invece lui si chiama Seperua Peter Sipano Ole Melta. Vergiare Giampiero Galeazzi. Eccoci. Scusa, posso permettermi tanti auguri? Scusi, Maurizio, scusi. Allora c'è Cecilia che vuole cantare tanti auguri. Almeno questo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Attraversare il compleanno significa avanzare nella vita. Che torta! Ma quando esci praticamente dalla pensione, entri in un riposo attivo, io penso che di aver lasciato un piccolo segno. Però voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini e soprattutto voi che in questo momento mi avete attribuito questo applauso così spontaneo. Grazie. Ma se lo meriti tutto, è bello, eh? L'America è tutta. Dei pigmei di Raffaella Milandri, ricordo. Brava. Il libro di Sergio Resta, l'ultimo.